tutti ragazzi e benvenuti in questo settimo episodio di Pokémon Sienna Version. Nello scorso registrato più di una settimana fa abbiamo ottenuto la nostra quarta medaglia e inoltre siamo giunti fino ai pressi della caverna Vray, della Vray Cave, dove un tizio ci ha lasciato un messaggio con su scritto: "Ehi, ti aspetto dentro per fare bunga bunga". E niente, ti direi di muoversi. Sì, ho davanti Scarf per un semplice motivo, perché ho letto il commento di uno di voi che mi ha detto di allenarlo perché ha un'evoluzione molto bella. Purtroppo l'ho allenato fino al livello 5 perché non avevo molta voglia, però vedrò di allenarlo e di vedere un po' come migliora la sua situa. Comunque dubito di tenerlo in squadra perché sarà scarso come i classici Pokémon dei primi percorsi. Insomma, direi di non perdere ulteriore tempo, entriamo nella caverna. Lasciate un bel mi piace prima di iniziare, però, e rispondete alla domanda del giorno che trovate qua sopra nella sidebar, mi raccomando. E passate da Telegram, signori miei, mi raccomando, indispensabile, perché su Telegram poi rilascio ogni tanto anche dei contenuti. Smeargle, che schifo, vai via. Dicevo, rilascio anche dei contenuti esclusivi. E per finché Zubat, ah, pensi che uno Zubat ti abbia morso. Ok. No, lo voglio io, Grotol, muori. Comunque, no, non lo voglio. Monferno, ok, tu sei Sinnofetish, abbiamo capito, via. Perfetto, proseguiamo. Noi e il nostro Cancro, tra l'altro, ragazzi, guardate qua quanto è fiero Cancro. Dio mio, che brutto, tra l'altro vedo anche che è cieco, cioè gli occhi chiusi, è tipo Brock. Ce l'ho già la spaccaroccia? No, perfetto, che bella la vita. Ok, Aaron, vediamo un po' se si trova qualche fake one interessante. No, sono sempre loro. Wow! Che bello sprite di Golbat, molto carino. Smirg, ok, no, niente, balza. Chi sei tu? Ok, sei un pokemaniaco classico. Dai, ma è citato come la merda sto coso. Licky Licky al 20, ma stai... Colpo, madonna, questo qua è pericolosissimo. Vai via, muori, madonna, che terrore. Stai scherzando? No, non riesco a non ridere. Ma cos'è sto coso? È tipo uno chef Licky Licky. Raga, scrivetemi nei commenti se mangereste mai un piatto preparato da un Licky Licky. Sono curioso. Mamma mia, che tristezza. L'Iron è al 17. Ok, abbiamo capito che qua utilizzano tutti i cheat, anche i selvatici. Levati, ma non ti voglio. Sto cercando dei Pokémon rari, ma ho trovato un allenatore. Wow, che cosa curiosa. E hai uno Spoink, ho capito perché cerchi altri Pokémon, cara mia. Muori. Vediamo Grumpig, livello 21. Anche questo qua mi sa che non dovrebbe essere un Grumpig. Ci fa Segugio. Io ti faccio Sinal Beam e ti mando a ca. Avrei potuto farlo dall'inizio Sinal Beam, sarebbe stato molto più interessante come... Ah, non ti farò proseguire finché non mostrerai di essere un ottimo allenatore. Minchia, Charmeleon, addirittura te. Allora, Poison Fang è giù, immagino che... Ah no, avrei... ero pronto, raga, a scommettere che avesse anche Ivysaur e... E la miseria, però, che bel team che c'hai, cara mia. C'è tipo il team di Lance nella fase alfa punto 1, tipo. Allora, proseguiamo tra l'altro con la musichetta del Monte Luna. Però avrei preferito la musichetta a quella che, tra l'altro, queste qua credo siano le scale. Sì, infatti, perché è la grafica di Earth Gold importata nelle caverne, praticamente. E niente, stavo dicendo che mi sarebbe piaciuto sentire di nuovo la musichetta a quella appunto di Earth Gold delle caverne. Se non sbaglio era quella del monte. Questo qua dovrebbe essere l'evoluzione dello schifo che c'era all'inizio. Che però è bello, devo ammettere che mi piace abbastanza. Come non è molto efficace. Ma come scontro? Allora, a casa, perfetto. Credo sia di tipo acciaio terra, effettivamente. Quanti siete? Madonna. Allora, con calma. Gloom. Oh, ti faccio crunch e poi ti faccio ancora crunch. Dio mio, se siete veramente troppi Ivysaur, ok. E teniamo lui. Direi di tenere lui. Crunch di nuovo e ancora un'altra volta. E a casa, perfetto. Marta, madonna, siete troppi. Raga, direi di mettere davanti un po' Cancro. So che ho detto che non lo allenavamo, però raga, cioè, Cancro è pur sempre Cancro. Otteniamo Terra Tempesta, che non utilizzerò tipo mai. Vediamo un po' cos'hai. Onix, vai Cancro, è il tuo momento. Magnitudo 9, a casa. Oddio. Comunque mi avete detto, ragazzi, prova a tenerlo perché magari si evolve in qualcos'altro. Però, dato che è il Graveler della situazione, temo che si evolva tramite scambio. Quindi non so se gli hanno implementato un'evoluzione. Cioè, spero che siano stati abbastanza furbi. Però ecco, ho i miei dubbi. Tra l'altro questo Kakuna a caso in un monte non ha senso.
Muori anche tu, caro Beedrill. Livello 31 per Cancro, che nonostante sia un aborto è comunque abbastanza forte. O perlomeno per ora sta dimostrando tutto ciò. Metapod, madonna, ma come cazzo puoi essere messo? Keigo piglia mosche. Mi dispiace per te. Ma quanti... No, raga, ma sono troppo... sì, poi 5 Pokémon, qualcun altro? Allora, calma, dobbiamo eliminarlo. Minchia, pure l'Hyper Potion. Vabbè, perché non ci... Per non farci mancare nulla. Allora, Vulpix va proprio a casa diretto. Che carino lo sprite, proprio bello. Ninetales al classico sprite. Addio, caro mio, mi fa male farti male. LOL, che frase brutta ho detto. Bravo, Cancro, complimenti. Contro i Pokémon di tipo fuoco servi e riesci a morirci pure. Complimenti, che bel Pokémon, raga. Che bello, doveva tornarci utile, meno male. Comunque nel caso c'ho i revitalizzanti, non temete. Però non sono serviti Ponyta. Dai, ma proprio quando c'erano i Pokémon di tipo fuoco dovevi morire. Maledetto, sei proprio un Cancro, c'è proprio il nome giusto, Rapidash. Vediamo se riesco a buttarlo giù con Voltaic. Critical. Penso che sia stato necessario, perché altrimenti non sarebbe andato giù. Penso, non sono assolutamente sicuro. Ho usato un repellente anziché una pozione, va bene. Oh, Gesù. Allora, proseguiamo con Cancro sempre alla mano. Proviamo a scendere un attimo. Mi sa che serve Surf. Dalla regia mi dicono che serve Surf, sì. No, ascoltate, cioè, siete troppi. Però lì vedo un cartello. Proviamo a scendere qua. Sono curiosa di vedere come alleni i tuoi Pokémon. Cazzo, no, no. Dai, prova a non attaccare. Se gli riesco a fare Focus Punch, lo mando giù. Ok, niente, balza. Rock Throw. L'ho shottato. Psichico! Oh, questo è buono. Direi al posto di self-destruct, che non lo utilizzerò quasi mai. Mamma mia, psichico è ottimissimo. Allora, proviamo a scendere qua. Quante cazzo di strade ci sono? Questa grotta qua non finisco più di esplorarla quando avrò tutte le MN. Cioè, ci sarà spaccaroccia, surf. Non lo so, magari tra un po' ci troveremo anche i massi per forza. Tra l'altro, queste scale qua sono le meno intuitive che abbia mai visto. Solo il precedente può passare. Allora levati, figliolo. No, Kingler, che schifo, vai via. Dovete sapere, ragazzi, che io ho sviluppato ultimamente, per mia sfortuna, ma shottato, no, una fobia per granchi ricci di mare. Cos'è sto coso? Ok. Non è bruttissimo, va detto. Comunque, vi stavo dicendo che per mia sfortuna ho sviluppato una fobia, intanto l'ho spedito a casa, per granchi, meduse, ricci di mare. Quindi, diciamo che nutro poca simpatia per certi Pokémon, mannaggia a te. Allora, Thunder Punch, a casa Sidra, perfetto. Comunque, raga, Cancro sta facendo sempre più cagare, vergognoso. No, acido, zio, cioè, non credo neanche che Slowbro... Ma Blastoise al 24, ma dove? Tra l'altro stavo dicendo, non credo neanche che possa impararlo acido Slowbro. Però vabbè, tanto abbiamo capito che questo gioco qua, i cheat vanno proprio, che è una bellezza. Funzionano su tutte le versioni e non buggano la ROM, a quanto pare. Allora, curiamoci i Pokémon e proviamo a proseguire. Necromance About, cosa mi sta a significare? Ma io speravo fossero finiti. Ok. Ah, ok, questo qua dovrebbe essere tipo un mi è venuto un occulto assurdo. Dovrebbe essere un dialogo presente anche in Rosso Fuoco e Verde Foglia, dove questo qua dice che disegna i Pokémon nel suo tempo libero. Vai a prendere la figa, figliolo. Ok. No, ascoltate, cioè, non potete essere... Cosa ci fa un gentleman in una foresta? Ma solo voi lo sapete. Allora, Growlithe giù. Ponyta pure. Tra l'altro ho notato con piacere che ho finito la mossa sassata. Non è che ho un etere o un qualcosa del genere. XP share, PPA, max potion, escape. No, non ce li ho. Perfetto. Che bella la vita. Max revive. Ok. Regalatissimo. Rattata. E poi... E giustamente ci sono quelli che hanno Blastoise al 22 e poi c'è una che ha un Rattata al 22. Ok. Questo gioco mi piace molto. È bellissimo. È veramente... No, cioè, no, non potete essere così tanti. Dai, ma il creatore, ma non ci ha pensato quando l'ha... O forse ci ha pensato e l'ha fatto apposta. Dai, poi uno non deve... Oh, giù. Vai giù, caro gattino. Sei il gattino di Luke, del Giovanni proprio, Golduck. E se ti faccio psichico però... Porca puttana. Allora, vediamo se riesco a farti abbastanza... Sì, si può fare, dai. Perfetto, livello 34...
No, sono troppi, sono troppi. Executor, sì, Executor lo butto giù domani. Tra l'altro, non avevo finito Rock Room, me l'ero immaginato. Giù, perfetto. Adesso devo switcharlo perché, no, quando cerca. Vedete che sto gioco qua mi odia. Allora, proviamo a fargli un magnitudo. Ha funzionato! Proprio! No, no, non puoi avermi bruciato. Per fortuna che... Per fortuna che i pugni elementali sono speciali in questo gioco. No, pure l'Hyper Potion, no, Arcanai, morirai. Electrode, ok, Electrode dovrebbe essere più abbordabile. Signal Beam, a casa, gli restituisco il critical. Sand Slash, ancora Signal Beam, comete e giù, perfetto. Praticamente sto velocizzando tutto il tempo perché raga, se no vi rompete le balle, Voltaicle. Madonna, ti spedisco a casa 10 volte, Cloyster. C'è delle difese speciali vergognose, figurati. Là sopra, raga, ho visto uno zainetto che mi puzza tanto di rivale. Quindi mi sa che adesso le Hyper Potion proprio che filano, che è una bellezza. Ole. Ciao. Oddio. Non me lo sarei mai aspettato. Lo dico io, non tu ancora. Perché mi segui sempre? Forse perché c'è una sola strada nella regione. Che dici? Mi stai davvero infastidendo. Ti ho battuto. Ah, battimi e ti darò delle caramelle rare. Ah, io ti bat. Se io ti dovessi battere, mi darai tutti i tuoi Pokémon. Bene, direi che la posta in gioco è abbastanza alta. Ok, lui. Allora, magnitudo quindi, giusto? Se sei di tipo acciaio. Sì, è di tipo acciaio, perfetto. Teoria confermata al 100%. Drifloon, mica Drifloon, ti sparo delle rocce in testa che. Gesù proprio a casa. Perfetto, livello 35. Quanta esperienza ha dato Drifloon, raga. Allora, leviamo anche Focus Punch, che tanto non riusciamo mai a usarlo. Terasaur dovrebbe essere quel dinosauro bellissimo. Esatto, che a me piace un sacco. Livello 30, ok. Me lo aspettavo più. Mi sa che muore, davvero. Wow. Allora, io non so di che tipo è sto coso, però. Non lo so, Signal Beam. Ok, mi sa che è di erba ghiaccio. Insomb, cos'è? Ok, questa qua è l'evoluzione di Insect. Di Insect Bomb, tipo. Una roba del genere. E vabbè, mi sa che è un po' fortino. Allora, calma, proviamo a fare. Allora, scusa, è di fuoco. Fuoco. Quindi, Thunder Punch. T'ho paralizzato, ok. Buttalo giù. Takedown, ok. Se non usi pozioni, ovviamente, neanche a dirlo. Crunch, dai che ce la facciamo, dai che ce la facciamo. Rollout, bravo, fai rollout, sei un deficiente incredibile. No, Ice Punch, ok, perfetto. Ce la stiamo facendo, ce la stiamo facendo. Quagsire, Leaf Blade. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, vero? Vai giù, tra l'altro, Quagsire in questo sprite qua, che tipo fa vedere quanto è figo. Ah, ne hai un altro che io non ho visto. Bene. Bene, bene, bene. Allora, direi di fare una iperpozione su Dargos. Tra l'altro, raga, al prossimo livello Dargos si evolve. Non ci ho pensato. Non ci ho pensato. Adesso si evolve. Oddio. Sono curiosissimo. Godo. Godo congelato. Leaf Blade. E a casa. Più o meno. C'era l'idea. No, Full Restore. Non la userai. A casa. Voltaicle. Reggilo, reggilo. Ah, già, è vero che sono di tipo... Che idiota. Livello 36, raga, quindi abbiamo sconfitto Max e Dargos si evolve. Tra l'altro c'è tipo un pezzo di campo da battaglia nell'angolo. Oddio, vediamo un po' in cosa si evolverà. Ok, sembra diventato un gorilla da qua. Vediamo. Oh santo Dio. È brutto, non mi piace. È abbastanza brutto. Ok, ci dà Rare Candy. Otterrò la mia vendetta. Ok. Sì, Meganium. Convintissimo. Erbalotta. Vabbè, non è bruttissimo in realtà. Però mi aspettavo un pochino di meglio. Più che altro c'è una sproporzione impressionante nelle braccia, che tra l'altro sembrano dei piselli. Perfetto. Sì, devo dire che mi aspettavo di più. Non è brutto, ma mi aspettavo di più. 5 Rare Candy abbiamo ottenuto, tra l'altro. Quindi magari le utilizzerò in the future.
E direi di affrontare anche quest'altro. Siamo già a 14 minuti e in questa parte abbiamo solo, e dico solo, affrontato allenatori. È stata una cosa impressionante. Cubon torna dalla mamma. Mica critical. Mandato a casa, ha battuto Steve. Tra l'altro dovrei aver attivato per sbaglio un repellente, ma mi sta salvando la vita. Questa qua è la Vray Cave. Davvero? Non me l'ha detto nessuno, guarda. Cioè, non ci avrei giurato. Voltaic la casa. Perfetto. Allora. Ah, no, basta. Io questo qua lo evito. Pure la battaglia. No, non dirmelo che fai la battaglia in doppio, così non li cura. Grazie, grazie. Too much buono. Ice Punch su Nidoqueen. Ah, reggilo, ok. Noto che regge abbastanza bene. Nidoqueen quasi a casa, quindi direi di fare i bersagli inversi. Quindi Nidoqueen va giù abbastanza tranquillamente. E Nidoking pure, perfetto. Cioè, è andata bene questa battaglia, devo dire. Gesù, Gesù, Gesù. Tra l'altro vorrei vedere un attimo le statistiche del nostro Dargos ora evoluto. Sì, è un Pokémon molto difensivo, va detto. E adesso ha un attacco speciale che ha addirittura superato quello fisico. Direi che è un Pokémon completo, si potrebbe utilizzare questo aggettivo. Speriamo che sia perlomeno forte come mi sembra che sia. Ancora, c'avete i fetish per i Cubon in sta grotta, perfetto. Giù e poi Slowpoke, stesso discorso. Ok. Quando finisce sta grotta? Ok, perfetto. Voglio prendere quello strumento. Praticamente, ragazzi, su quel cartello lì c'aveva scritto sopra qualcosa la polizia, ma è stato cancellato e c'era scritto comanda il Team Rocket. Il che non sembra essere molto bella come cosa. Però questa qua c'ha 5 Pokémon e mi sta dando un fastidio assurdo. Tra l'altro tutti aborti. Victreebel, ok, giù. Ole. Prendiamo lo strumento e usciamo da questo inferno. Star Piece, questo qua lo vendo al prossimo market che mi capita sott'occhio. Dimmi che c'è subito la città. No, prima c'è l'Eternity Path. Tu eri un capopalestra. Mi ricordo di te. E ho paura in un rematch. Quindi adesso curiamo i Pokémon, raga, voglio arrivare a una città perché altrimenti non mi sento. Cosa gli ho dato? Ah, volevo dargli il Max Revive, ok, che demente. Allora, mettiamo davanti, direi, Dargos, visto che ha full vita. Io temo questo tizio qua. Ciao, Creepy, ti ricordi di me? Sono Jacob, il capo palestra di Mekong City. Che cosa stai facendo qui? Fantastico. Io sono in vacanza. Sì, è tipo un termine degli USA, lo utilizzano loro vacation, anche se in realtà nell'inglese originale è holiday. È una coincidenza bizzarra che tu... che ci siamo incontrati. Non so cosa voglia dire Iswear. Porca puttana! Io, raga, cioè ci avrei scommesso le palle, rematch. Perlomeno ci ha curato i Pokémon. Ah, ok, questo qua era l'uomo che si muoveva strano. Sì, non l'ho descritto bene, ma l'idea c'era. Oh, ma non utilizzerà mai una pozione. Oddio, che sorpresa. Critical. Dargos, sei un grande. Strinder, cos'è Strinder? Sembra una nuova canzone. Ah, sì, lui. Magnitudo. Direi che va dritto a casa, perfetto. Stai scherzando? Regirock, tu dimmi dove hai trovato Regirock. E continua a fare localizza sto deficiente. Vabbè, localizzami sta fava, localizzami l'inferno. Focus Punch, no, l'ho appena fatto dimenticare a Cancro. Scissor, avercela una mossa di fuoco. Direi di farti un magnitudo, magnitudo 8. Ok, se faccio un altro magnitudo 8 ti butto giù. E ovviamente non sia mai... Vaffanculo, m'ha sciottato. Allora, devo ragionare con calma. Allora, non c'è un caso a fare. Voltaic l'ignorante. Non si va di ragionamento, si va di ignorare. Silverwind, che non mi ricordo cosa fosse. Ok, questo qua direi assolutamente no. Ho già un ottimo moveset. Comunque l'abbiamo battuto. Ero sicuro che Regirock mi avrebbe aiutato a vincere. Te credo, minchia, non sei capace neanche con un Regirock, brutto idiota. Ehi, Creepy, mi hai battuto di nuovo. Sei veramente degno di quella medaglia. Hai veramente meritato di ottenere quella medaglia. Ok, per fortuna ci cura i Pokémon.
Ok, ci ha parlato del campione. Raga, dato che siamo già a 20 minuti, direi che possiamo anche stoppare qua, nonostante tutto, con repellente che finisce. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto, nonostante tutti gli allenatori che abbiamo dovuto battere. Vi invito, se vi è piaciuto, a lasciare un like, a commentare, a iscrivervi al canale, a rispondere alla domanda del giorno che trovate, come al solito, qua sopra nella sidebar. Mi raccomando, passate da tutti i social, in particolare da Telegram, per il motivo che vi ho detto all'inizio del video. E niente, noi ci becchiamo in un prossimo video.